Cari amici di City Now Cucina, buonasera. Oggi iniziamo il nostro tour gastronomico alla scoperta delle eccellenze del nostro territorio e ci troviamo a Gioia Tauro, precisamente nel cuore del centro storico, al Gioia's Music Hall. Entriamo subito e scopriamo la loro pizza napoletana. Yeah, City Now Cucina. E allora buonasera Bruno, buonasera Francesco, siamo appunto qui al Gioia's Music Hall. Entrando nel locale non posso che rendermi conto che siamo in un posto storico, un punto di riferimento qui a Gioia Tauro. Buonasera a tutti e benvenuti al Gioia's. Sì, questo era un ex deposito di olio. Poi noi nel 2011 abbiamo fatto gli interventi strutturali e l'abbiamo reso un locale accogliente, moderno. E adesso lavoriamo più che altro da pizzeria napoletana, gintoneria e eventi privati. Bene, quindi buona cucina, la buona pizza, ma appunto anche il buon beverage. Sì, come dici tu Dave, abbiamo fatto dei cambiamenti anche da questo punto di vista. Abbiamo inserito una vasta gamma di gin, circa 80-90, da abbinare alle giuste toniche e alla buona pizza napoletana. Bene, sono curiosissimo, allora andiamo a scoprire questa buonissima pizza napoletana. You've got that iPod from 06. Eccoci qui nel cuore pulsante del locale, il vostro forno a legna. Parlami dunque del vostro segreto di questa pizza napoletana. Sì Dave, questo è il nostro gioiello. Noi pensiamo che senza un buon forno non può uscire una buona pizza e una buona cottura, quindi. Così abbiamo contattato un artigiano napoletano che ce l'ha costruito direttamente qui al Gioia's. La caratteristica della nostra pizza, oltre al forno, è prima di tutto l'impasto, che viene preparato giornalmente da mio Francesco e fatto lievitare 36-48 ore. Tutto ciò naturalmente con farine pregiate di altissima qualità che ne caratterizzano la bontà e la leggerezza. Utilizziamo pomodoro San Marzano di origine protetta, fior di latte, bufala e affattato di alta salumeria. Il mio consiglio che do a tutti coloro che vengono al Gioia's è quello di assaggiare la regina, così chiamata da me, che è praticamente la bufalina, che viene preparata con pomodoro San Marzano, bufala fresca, olio extravergine. Questo permette di assaporare ancora di più la bontà del nostro impasto. Oltre alla regina possiamo trovare delle pizze più ricche, tipo la mortadella crema di pistacchio. Per quanto riguarda i fritti, noi offriamo gli angioletti oppure i nodini. Infine abbiamo anche una selezione di focacce. Gioia's è una pizzeria diversa. Qua da noi trovi delle luci soffuse, puoi ascoltare una buona musica sottofondo e bere bene, quindi continuare la serata piacevolmente. Allora Francesco, parlami di questo famigerato gin tonic. Allora Dave, noi siamo sempre stati un cocktail bar, però dal 2015 ci siamo specializzati in gin tonic, infatti potete vedere tutti i nostri gin, diventando una vera e propria gintoneria. Tutti pensano che fare un gin tonic sia una cosa molto semplice e che basti mettere un bicchiere con ghiaccio, un po' di gin e un po' di tonica, ma vi assicuriamo che non è così. Bisogna innanzitutto saper miscelare nelle giuste dosi, servirlo alle giuste temperature e soprattutto abbinarlo alla tonica liscia o aromatizzata che sia e aggiungere la giusta botanica o agrume proprio per esaltare il gusto del gin e naturalmente in quantità non esagerata proprio per non alterarlo. C'è da dire inoltre che siamo stati bravi a lanciarlo come drink in abbinamento, come dicevamo, alla nostra pizza napoletana e ai nostri antipasti di salume e formaggi. Quindi i nostri clienti lo possono anche gustare non solo come aperitivo o dopo cena, ma anche come tutto pasto. Ciao Paola, tu sei la social media manager del locale, insomma tocca a te fare i saluti. Ciao Dave, ciao Sinau e benvenuti al Gioia's e grazie per essere stati con noi. E quello che vi raccomando è di seguirci sia su Facebook che su Instagram, lì pubblichiamo giornalmente tutto ciò che facciamo. Ok, quindi invitiamo tutti quanti per gustare una pizza napoletana o un buon gin tonic qui al Gioia's Music Hall. A presto e alla prossima puntata. Yeah, City Now, cucina.